Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Apriamo il nostro telegiornale questa sera con una parentesi sportiva. Dalla postazione di Diretta Stadio do la linea ad Andrea Costantini, che insieme a Paolo Renzetti ci daranno le ultimissime, vero Andrea, della partita Novara-Pescara. Sì, buonasera. Una partita che ormai è prossima alla mezz'ora. Tanto equilibrio, anche troppo forse, però poco fa c'è stata la prima ghiotta opportunità della gara, proprio nel periodo non collegato perché siamo reduci appunto dalla prima parte di Diretta Stadio. Allora torniamo per qualche minuto, direi per circa 3 minuti, da Paolo Renzetti per un aggiornamento su quanto accaduto negli ultimi minuti, anche per un po' di cronaca. Paolo, buonasera di nuovo. Sì, grazie, buonasera da Novara. Siamo alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, non si sblocca il punteggio al Silvio Piola, 0-0 tra Novara e Pescara, ma un minuto e mezzo fa la formazione di casa ha avuto un'occasione clamorosa per portarsi in vantaggio con Faragua, che ha colpito di testa a 2,2 metri da Fiorillo, che con una parata davvero incredibile e miracolosa è riuscito a respingere, a ricacciare letteralmente il pallone che si stava infilando in porta, a salvare il risultato. È stata questa la vera prima occasione non del Novara ma di tutta la partita, perché fino a qualche attimo prima non era accaduto nulla. Ora attacca la formazione bianca-azzurra, ma c'è un recupero di Poli in area di rigore del Novara con il difensore della formazione di casa con la maglia numero 35, che va a spedire il pallone in fallo laterale. Attacca il Pescara sul settore di destra con Stelati, che però perde la sfera. Riparte il Novara in avanti, c'è un rilancio, pallone per Evacuo, attacca ora Rodriguez la formazione di casa, il Novara, il contropiede della squadra allenata da Marco Baroni, il servizio sulla destra per Dickman, il cross di Dickman in area di rigore, passa Crescenzi, ma è ancora la formazione di casa che si porta in avanti, il settore di destra, il traversone, ancora un colpo di testa questa volta di Fornasier che va ad allontanare la minaccia, ma da qualche istante il Novara sta premendo con una certa pericolosità e si fa sentire anche il pubblico di casa, circa 4.000 gli spettatori presenti questa sera al Silvio Piola, tra cui un centinaio di tifosi giunti da Pescara. E tra l'altro dobbiamo dirvi che c'è stato anche un ammonito, il primo di questa gara, si tratta di Alessandro Bruno del Pescara, gara fino a questo momento sicuramente maschia, anche diciamo molto fisica ma corretta. Poco prima c'era stato un grave infortunio, o comunque un infortunio che sembrava grave, per Faraoni, che in uno scontro di gioco fortuito con la Padula aveva subito una ferita sulla fronte, è stato fuori almeno 3 minuti il difensore del Novara, poi è tornato in campo e gioca con una vistosa fascia in testa, così come Poli. Intanto è Pescara che cerca di riportarsi in avanti ma perde l'ennesimo pallone, la formazione biancazzurra, c'è il contropiede del Novara, ancora Fenice Evacuo, il controllo di Evacuo che perde poi la sfera, pallone riconquistato dai biancazzurri con Memusciai, pallone per Bruno, ancora Memusciai, l'intervento in scivolata dell'ex lancianese Casarini che spedisce il pallone in fallo laterale. Diamo un'occhiata al cronometro quando siamo giunti al 32esimo al Silvio Piola di Novara, 0-0 tra Novara e Pescara, rimessa laterale per la formazione biancazzurra, Crescenzi con le mani all'indietro per per Zuparic, il controllo del pallone, si porta in avanti il difensore creato, il servizio sulla sinistra ancora per Crescenzi che scambia con Caprari, ancora Crescenzi, il pallone per Ransford Selati, allarga sulla sinistra per Gianluca Caprari, ancora Caprari in avanti per il Pescara, supera un avversario, supera anche il secondo, si allarga Caprari, Caprari il tiro, la ribattuta in area di rigore di un difensore, ci è sembrato proprio Faraoni che è riuscito a respingere quasi involontariamente il pallone, ancora il Pescara si attacca sul settore di sinistra, Crescenzi, il traversone, pallone ancora in area di rigore, poi sfera conquistata da Memusciai, il tiro ed il miracolo questa volta del portiere del Novara Da Costa, che spedisce il pallone in calcio d'angolo, prima ghiotta occasione anche per il Pescara con questo tiro di Memusciai dai 18-20 metri, pallone deviato in calcio d'angolo da Costa. Paolo, gran parata. Seguiamo il calcio d'angolo, poi rientriamo. Perfetto, poi restituiremo la linea allo studio, c'è il Pescara che va a battere questo calcio d'angolo in avanti, ora la formazione allenata da Massimo Oddo che ha sofferto per alcuni minuti la battuta corto di questo calcio d'angolo, pallone all'indietro per Schiamozzi, attacca ancora la squadra allenata da Oddo, ancora uno schema che si sta sviluppando dopo il calcio d'angolo, finiscono però per perdere il pallone i giocatori biancazzurri, può ripartire il Novara in avanti, siamo giunti al 33esimo a Novara, 0-0 a Novara tra Novara e Pescara, ma il Pescara ha recuperato il
il pallone ancora qualche attimo sul settore di destra, il tentativo di cross, il colpo di testa di un difensore del Novara che allontana, linea allo studio. Grazie Paolo, allora noi torneremo al Piola per seguire gli ultimi indicativamente uno o due minuti di primo tempo e dare il finale di frazione. Chiaramente se ci saranno dei gol nel periodo prossimo, prima del successivo collegamento, chiaramente torneremo anche prima da Paolo Renzetti. Per il momento io restituisco la linea a te, Elisa. Bene, grazie, grazie Andrea, grazie a Paolo. Intanto parliamo di sanità, i consiglieri regionali di Forza Italia continuano la battaglia contro la chiusura dei presidi ospedalieri. Secondo i dati in possesso dei consiglieri regionali forzisti, Pescara sarebbe la provincia più penalizzata dai tagli alla sanità. Francesca Romana Testi. Riorganizzazione della rete ospedaliera in Abruzzo. La legge 70, meglio conosciuta come decreto Lorenzin, invita le regioni ad un riordino, una scelta dunque calibrata a seconda dei propri territori. Parte da qui la denuncia di Forza Italia che snocciola cifre e difficoltà che penalizzerebbero la provincia di Pescara più e peggio di ogni altra. Un solo presidio che viaggia già ad alti ritmi 95.000 accessi per il pronto soccorso e che vedrebbe aggravarsi con la somma degli accetti di tutti gli altri presidi chiusi. Provincia di Pescara con 350.000 abitanti, con 121.000 accessi sui tre pronto soccorso, 96.000 solo a Pescara, è destinata a rimanere con un solo ospedale e a loro piacendo forse una deroga di area svantaggiata per l'ospedale di Penne. In realtà gli accessi nelle strutture di emergenza e urgenza e la popolazione, ma anche l'evidente posizionamento geografico di Pescara, gli comporta, secondo il decreto Lorenzin, possiamo ragionare di una struttura che merita di avere i tre presidi ospedalieri così come ce le hanno le altre province. Non comprendo perché Pescara debba essere così pesantemente danneggiata, portando di conseguenza l'ospedale di Pescara, che già soffre oggi, a soffrire ancora di più. Tanti, tantissimi comuni si trovano nell'entroterra caratterizzato da percorribilità disagiata e i sindaci chiedono aiuto al governo. Nessuna preclusione ad una riforma del sistema sanitario che ha bisogno sicuramente di interventi importanti di riorganizzazione e di ristrutturazione. Tuttavia che questo venga fatto ignorando completamente il punto di vista dei sindaci, che sono quelli che hanno il termometro del territorio, ci sembra davvero paradossale. Storicamente l'ospedale di Popoli ha avuto reparti d'eccellenza che sono stati il riferimento per le popolazioni. Il tutto a nostro giudizio è penalizzante per il territorio perché sembra voler mettere il silenziatore a questa vicenda. Riunione operativa della maggioranza a Palazzo Silone per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'elenco delle opere da presentare al governo. Il servizio di Filippo Tronca. Un libro dei sogni, il bignami di promesse elettorali degli ultimi decenni, ovvero grandi e piccole opere annunciate ma mai realizzate. È il master plan per l'Abruzzo, ovvero un pacchetto di interventi infrastrutturali dal valore solo per la nostra regione di 500 milioni di euro, che dovrà essere nei prossimi giorni consegnato al governo per diventare parte integrante del master plan per il rilancio del Sud, voluto dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, annunciato proprio nella sua visita di agosto all'Aquila. Oggi a Palazzo Siloni, in una riunione di maggioranza, si sono messi a punto gli ultimi dettagli. L'elenco delle opere, assicurano tutti, c'è, ma è ancora segretato. Qualcuna di esse l'anticipa però lo stesso presidente della regione Luciano D'Alfonso. Il punto è stato definito, abbiamo messo in evidenza interventi consistenti sul recupero di efficienza del ciclo idrico integrato, abbiamo messo anche in efficienza la sicurezza del suolo e del sottosuolo e poi abbiamo preteso anche dare continuità e compiutezza all'armatura delle piste ciclabili, del cicloturismo e delle ciclovie abruzzesi. E poi naturalmente una parte molto significativa è destinata alla mobilità della gomma, del ferro e dell'acqua. C'è l'Aquila Pescara, c'è il quarto lotto della Teramo Mare, c'è l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto di Pescara, c'è l'ultimo miglio ferroviario del porto di Vasto e poi naturalmente ci sono opere di messa in sicurezza anche concernenti per esempio la pedemontana nel tratto Guardia Grele Fara San Martino al servizio anche delle imprese, ci sono interventi significativi per quanto riguarda l'autostrada Illiri.
È stato licenziato questo pomeriggio all'unanimità dei presenti nella Commissione Territorio del Consiglio regionale il progetto di legge 150 recante l'istituzione del Parco Naturale Trabocchi del Chietino e della Costa Frentana. Su iniziativa del sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca di SEL e del presidente della Commissione Territorio Pierpaolo Petrucci del PD. L'approvazione della Commissione consente la discussione in aula del progetto di legge giovedì 5 novembre in un Consiglio regionale straordinario, hanno dichiarato Mazzocca e Pietrucci in un comunicato stampa congiunto. È una misura forte che, raccogliendo l'orientamento della quasi totalità della classe politica e dirigente regionale, pone un freno alle trivellazioni e alla petrolizzazione della costa adriatica volute dal governo centrale. La convinzione raccolta da Mazzocca e Pietrucci è che vada perseguito un sistema alternativo di rilancio dell'economia abruzzese basato sul rispetto dell'ambiente e sulla sostenibilità. Un taglio da 500 milioni di euro nei confronti delle province già vessate dalla spending review. Il presidente Antonio Di Marco, dopo l'assemblea dell'ANCI di Torino, parla di segnali positivi. Ascoltiamo. Il nodo e la difficoltà è sempre quella del taglio alle province dei fondi, in particolare un'assemblea dell'ANCI per chiedere nuovamente che non vengano tagliati i fondi. Si tratta di strade, si tratta di scuole, si tratta anche del pubblico, del sociale. In questo caso che cosa è stato chiesto? Noi abbiamo chiesto che il governo elimini il taglio per il 2016 e quindi il 2017 e che per il 2016 è di 500 milioni di euro per le province italiane. Su questo abbiamo lavorato intensamente con il governo in questi giorni a Torino, ma la cosa importante che è emersa è che il presidente Fassino, nella sua relazione introduttiva, ha proprio assunto l'impegno come ANCI di difendere le esigenze delle nuove aree vaste, quindi le ex province, e questo poi è stato raccolto anche dai due sottosegretari, sia da Gianclaudio Bressa che Baretta. La riforma del Rio doveva togliere alcune funzioni alle province, restano le stesse, ma senza portafoglio. Pescara ha una difficoltà che è quella del dissesto idrogeologico, le scuole anche dalla cronaca hanno avuto grosse difficoltà anche a livello strutturale, perciò restano queste competenze. Restano queste tre funzioni fondamentali, le altre sono state riassorbite dalla legge regionale ultima del 13 di ottobre, ma la cosa che noi adesso chiediamo è di rendere operativa la riforma del Rio. Lo stesso ministro intervenuto a Torino ha inteso dire questo, cioè vale a dire che occorre dare contenuti adesso alla riforma, perché l'area vasta significa gestione dei problemi quotidiani del territorio e dei comuni in particolare, e le province diventano la casa dei comuni, quindi un hub dove si gestiscono i servizi a favore dei comuni. Passiamo alla cronaca, torna d'attualità il caso di Roberto Straccia, lo studente 24enne marchigiano scomparso da Pescara e ritrovato cadavere a Bari. Sarà il GUP di Pescara Gianluca Sarandrea a decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura Adriatica, a cui si oppone la famiglia Straccia. Alfredo Primante. Il GUP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea si è riservato di decidere in merito alla richiesta di archiviazione relativa al caso della morte di Roberto Straccia. Lo studente marchigiano di 24 anni scomparso in circostanze misteriose da Pescara il 14 dicembre del 2011. È rinveduto cadavere il 7 gennaio dell'anno successivo nelle acque antistanti il litorale di Bari. Sarandrea ha rigettato l'eccezione di incompatibilità presentata dall'avvocato della famiglia Straccia, Marilena Mecchi, secondo la quale il giudice non sarebbe compatibile perché ha svolto un ruolo anche nella fase delle indagini preliminari. Sarà dunque Sarandrea a doversi esprimere nei prossimi giorni in merito alla terza richiesta di archiviazione sul medesimo caso, firmata dal procuratore capo di Pescara, Federico De Siervo. La famiglia Straccia, tramite il suo legale, si è opposta alla richiesta di archiviazione, in particolare alla luce di alcune rivelazioni che sono emerse nel corso di una recente puntata del programma televisivo della RAI Chi l'ha visto, dove è stato appurato che, oltre al fascicolo principale aperto dalla Procura di Pescara per morte accidentale o per cause volontarie, nel 2012 venne aperto anche un secondo fascicolo per omicidio volontario, dopo che nell'ambito di alcune intercettazioni ambientali, carpite pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Straccia, la fidanzata di un collaboratore di giustizia calabrese affermò che il giovane studente marchigiano era stato ucciso da alcuni pregiudicati calabresi, indotti in errore dalla foto pubblicata
sul profilo Facebook del ragazzo. L'avvocato Mecchi ha inoltre chiesto di compiere una serie di approfondimenti sui profili Facebook del giovane, mettendo in rilievo una serie di presunte incongruenze che avrebbero caratterizzato il procedimento avviato nel 2011. Ed ora una nota da parte del padre del giovane: non voglio passare per un padre che non si rassegna alla morte del figlio, ma chiedo risposte su una verità che non è ancora arrivata. Così Mario Straccia, a margine dell'udienza nel Tribunale di Pescara sulla richiesta di archiviazione appunto relativa al caso della morte del figlio Roberto. La speranza è quella di avere chiarezza, aggiunto Mario Straccia, chiediamo risposte che non siano da interpretare, perché quelle che abbiamo avuto finora sono solo risposte arrancate. Ed ora ci fermiamo nuovamente per dare spazio alle ultimissime sulla appunto partita Novara-Pescara. Andrea Costantini. Sì, subito da Paolo Renzetti, perché è in corso l'ultimo minuto di primo tempo. Paolo. Sì, grazie Andrea. Qui a Novara si gioca il 44esimo minuto del primo tempo, 0-0 fra Novara e Pescara, per la precisione 44 e 38 secondi. Gioco fermo, c'è un fallo di Bruno, i danni di un giocatore del Novara, rischia Bruno perché è già ammonito, dunque deve stare attento il centrocampista del Pescara. Ha commesso fallo su un giocatore in maglia blu, dunque del Novara ovviamente, dunque deve stare attento. Un minuto di recupero, intanto viene comandato dal quarto uomo Pietro Paolo di Modena, dunque gara che si concluderà tra una cinquantina di secondi perché è già partito il recupero. Andremo fino alla fine e poi restituiremo subito la linea allo studio con il Pescara, che ha recuperato un pallone dopo la battuta della punizione del Novara. Parte il contropiede della formazione bianca-azzurra sul settore di destra, ma la Padula si trascina la sfera troppo in avanti, permettendo ad un difensore del Novara di recuperare. Ancora la squadra di casa in possesso di palla, ultima azione per l'11 allenato da Marco Baroni. Ci sono gli applausi del pubblico, ma c'è poi un retropassaggio all'indietro per il portiere Davide Da Costa, che deve affrettare il rinvio. Poi dalla parte opposta il controllo, sfera per Telati, il controllo del numero 8 del Novara, Casarini, che termina a terra, due avversari su di lui e c'è il vediamo se c'è il fischio dell'arbitro a comandare la fine del primo tempo, perché è scaduto l'unico minuto di recupero. Chiedeva la punizione il numero 8 del Novara, Farago, e non Casarini, ma non c'è tempo per la rimessa per il Pescara, perché arriva il fischio del direttore di gara Battista Di Molfetta. Termina il primo tempo a Novara dopo un minuto di recupero. Novara 0, Pescara 0, linea allo studio, a te Elisa. Va bene, no, riprendo io la linea, quindi 0-0 alla fine del primo tempo tra Novara e Pescara. Noi per il momento proseguiamo con il TG6, ma più tardi noi torneremo allo stadio Piola di Novara per il fischio d'inizio del secondo tempo, anche per seguire un po' di cronaca dei primi minuti della seconda frazione. Quindi non si sblocca il recupero della decima giornata tra Novara e Pescara, 0-0. Con una sola con due importanti palle gol, una per parte, la prima per il Novara con Farago e gran parata di Fiorillo, la seconda per il Pescara con un bel tiro dal limite di Memusciai e risposta da par suo del portiere di casa Da Costa. Linea dunque ad Elisa. Bene, grazie, grazie Andrea. Torniamo alla cronaca. La fuga di notizie all'interno del Vaticano sta facendo discutere tutta la comunità ecclesiastica. Il vescovo di Teramo ed Atri, Monsignor Michele Seccia, parla di tradimento nei confronti di Papa Francesco. Ascoltiamo. L'eco del nuovo scandalo che ha travolto il Vaticano è arrivata anche nelle stanze del Vescovado di Teramo. Il giallo Vatilix II ha portato un monsignore, Lucio Angel Valeco Balda, in cella ed una ex collaboratrice laica del Vaticano, Francesca Immacolata Ciauchi, agli arresti e in breve rilasciata perché ha immediatamente collaborato con le indagini. La fuga di notizie e carte segrete finite in inchieste giornalistiche ed ora in due libri di imminente uscita tornano a far parlare di intrighi all'ombra del cupolone. A distanza di 3 anni e mezzo dallo scandalo che portò in cella l'ex maggiordomo di Benedetto XVI, Paolo Gabriele, per i documenti trafugati nella segreteria. Questo è il commento amareggiato del vescovo di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia. Quando succede qualcosa in una famiglia, i genitori come stanno? I componenti della famiglia come stanno? Io così mi sento oggi.
perché quando succede qualcosa che magari si grida sempre, ovviamente, no? Levati l'X allo scandalo perché c'è bisogno dello scoop, e si tratta di scoop in questi casi, è chiaro. Ed è contro il Papa. Ed è, non lo so io, probabilmente, perché se si arriva a, almeno si legge delle intercettazioni anche del Papa, vuol dire che si è toccato un livello veramente molto molto basso. E d'altra parte Gesù da chi è stato tradito? Da uno dei dodici. Il Giubileo Aquilano compare nella lista dei candidati a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente. Già si pensa alla prossima edizione dell'evento. Celestiniano, Daniela Rosone. L'Aquila e la sua perdonanza patrimonio immateriale dell'UNESCO. Il Giubileo tutto aquilano, il primo e più antico della storia, compare infatti nella lista ufficiale sul sito internet dell'UNESCO dei candidati al riconoscimento di patrimonio orale e immateriale. All'Aquila ovviamente si è già in fermento, vista la grande occasione, per preparare l'edizione 2016 della perdonanza celestiniana, anche considerando il Giubileo lanciato da Papa Francesco e aperto a tutte le città italiane, che vedrà l'Aquila protagonista per la sua storia ovviamente, legata a Papa Celestino V e alla Porta Santa. Per l'Italia quest'anno c'è solo la candidatura della perdonanza aquilana, ha scritto il sindaco Massimo Cialente. Non è possibile infatti presentare più di una candidatura a paese. Un percorso questo iniziato già nel 2010 dopo il terremoto, su impulso di un gruppo di intellettuali e storici cittadini. L'essere inseriti nella lista dell'UNESCO ovviamente rappresenta una grande chance per l'Aquila. Attraverso la lista infatti l'UNESCO garantisce visibilità alla città e ai suoi elementi storici e materiali. Il rilancio del Teatro Stabile regionale al centro dell'incontro con la neopresidente del TSA e il presidente della Regione D'Alfonso. È arrivata puntuale e determinata per il primo incontro ufficiale con il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, Nathalie Dompé-Vento, tenera bolla del gigante dell'industria farmaceutica, presente anche all'Aquila da 20 anni, neopresidente del Teatro Stabile d'Abruzzo. Parto dal nome, esordisce la Dompé, ovvero di un teatro che deve rafforzare il suo essere patrimonio di tutti gli abruzzesi. È emozionante essere qua per la prima volta in questa veste. Devo dire che c'è tanto da fare, quindi in questo momento l'unica mia voglia, l'unica mia preoccupazione è di rimboccarmi le maniche, avere un quadro preciso di quello che sta succedendo, avere un quadro preciso delle possibilità e affrontarle nel migliore dei modi con tutte le mie energie, questo ve lo prometto. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, chiamato così ormai da un bel po' di anni, ha passato varie denominazioni, però ha un significato questo nome, un significato che va portato con grande garanzia di quello che può offrire la cultura in questa regione bellissima. E alle critiche che hanno accompagnato la sua nomina, la Dompé replica restando sul pezzo: nel teatro come nella vita la dialettica è il sale di una buona drammaturgia. Le critiche sono sempre comunque critiche costruttive, devo dire che ognuno ha il proprio punto di vista e nessuno, anche tutte le persone che hanno criticato, nessuno ha detto cose negative a priori, eccetera, eccetera. Hanno criticato un contesto e posso capirlo nel momento in cui chiedo semplicemente che mi venga dato il tempo e che siano poi i fatti a parlare e non le opinioni personali iniziali. Un anno di gestione dell'Aurum di Pescara secondo nuovi criteri, personale interno, tagli alla spesa e stop ad affitti gratuiti. L'assessore alla cultura del comune di Pescara, Paola Marchegiani, celebra la nuova filosofia di amministrazione che ha fatto registrare un aumento di introiti. Vediamo. Si parla di un anno di Aurum, si parla di riorganizzazione degli spazi, della struttura dei costi e anche del personale. È stato un lavoro che è stato calibrato proprio su quelli che erano le riduzioni, il taglio della spesa. Il resoconto qual è? Il resoconto è sicuramente positivo, abbiamo raddoppiato le entrate nella struttura dell'Aurum perché proprio l'amministrazione Alessandrini con forza e con decisione è riuscita a fare una politica di ottimizzazione delle spese e di rigore perché abbiamo lavorato moltissimo sul fatto che abbassando i costi della struttura abbiamo ottenuto numerosissimi eventi che sono stati fatti a pagamento e quindi il termine gratuità
che prima era la prassi, non esiste più con l'amministrazione Alessandrini. Inoltre abbiamo eliminato numerose spese, tutto personale interno, mentre prima c'era un direttore che era un esterno, i turnisti da 4 sono passati a 3, quindi una riduzione del personale, un abbassamento dei costi che elimina la gratuità. Inoltre abbiamo dato in affitto una componente della struttura al primo piano alla Università Telematica Pegaso, che paga 4.000 euro al mese contro i 400 euro di una precedente affittuaria che era nella precedente amministrazione. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, ricordando in apertura 0-0 il risultato del primo tempo nella partita Novara-Pescara, poi faremo altri collegamenti e il Tribunale Nazionale Federale ha inflitto un punto di penalizzazione invece alla Virtus Lanciano, è inibito per 3 mesi l'amministratore unico Claudio Di Menno di Bucchianico. Per la Lega Pro domenica scorsa si è sbloccato con il rigore che ha consentito al Teramo di uscire imbattuto da Carrara. Giuseppe Lenoci ha segnato infatti il suo primo gol con la maglia biancorossa. Lo ascoltiamo nel servizio di Andrea Costantini. Sì, finalmente, soprattutto la cosa importante che è stato un gol che ha portato poi punti in classifica. Quindi questo è quello che poi conta. No, io me la sentivo di batterlo, l'ho sempre battuti e insomma, ci hanno parlato un attimo in campo e abbiamo deciso che lo tiravo, ecco. No, io mi sento bene sotto l'aspetto fisico sicuramente. Il poco impiego, queste sono scelte che fa il mister ed è giusto che uno li accetti e cerca di farsi trovare pronto quando viene chiamate in causa, perché alla fine quello che conta è il bene del Teramo. Io ho sempre fatto la seconda punta, quindi dietro la punta oppure punta esterna, soprattutto a sinistra, ecco. Diciamo che gli anni dove ho fatto più gol, dove è stato capocannoniere del girone e tutto, ho giocato più che altro punta esterna, però negli ultimi anni ho giocato spesso seconda punta, ecco, dietro una punta, non prima punta. Sicuramente è una squadra che ha un grande gruppo, che questa è la base, e ha delle buone qualità, delle buone potenzialità, giocatori validi, sia diciamo non solo gli 11 magari che giocano più spesso, ma anche chi sta giocando meno, sono giocatori importanti e questo è importante perché alla lunga poi c'è bisogno sempre di tutti. E dove può arrivare non lo so, però sicuramente ci sono le potenzialità per fare un buon campionato. Poi dopo ci vuole anche la fortuna in tante cose. Torniamo alla partita Novara-Pescara dalla postazione di diretta stadio. Do la linea ad Andrea Costantini. Andrea. Sì, grazie Elisa. Chiaramente siamo sempre all'interno dell'intervallo di Novara-Pescara, però noi possiamo dare uno sguardo alla classifica real time, classifica in tempo reale del torneo di Serie B. Intanto per ratificare quello che hai prima detto Elisa, cioè di questo punto di penalizzazione che è stato inflitto alla Virtus Lanciano per via di quella vicenda legata al la mancata attestazione del versamento dell'IVA per l'anno 2012. La Procura federale a settembre fece partire il deferimento su segnalazione della Covisoc. Oggi il Tribunale federale ha deciso in merito e ha purtroppo per la Virtus deciso di assegnare questo punto di penalizzazione con 3 mesi di inibizione per l'amministratore della Virtus Lanciano, l'amministratore unico Claudio Di Menno di Bucchianico, 3 mesi per lui. Chiaramente è un verdetto appellabile, se la società andrà a fare ricorso, poi si dovrà pronunciare la Corte federale d'appello, che potrebbe, chissà, magari anche togliere questo punto di penalizzazione o confermarlo. Staremo a vedere, però il risultato ora è che la Virtus Lanciano resta al penultimo posto, ma da sola, non più 10 punti come Ascoli e Ternana, bensì 9, e quindi
c'è una sola squadra ora alle spalle della Virtus Lanciano, il Como, e le altre due hanno un punto in più. Al momento invece il Pescara salirebbe a quota 19 punti, il Novara a quota 14 punti, avendo il Novara già due punti di penalizzazione per altre vicende legate alla scorsa stagione, quindi in questo momento il Pescara sarebbe a meno 4 dalla vetta, se vincesse arriverebbe a meno 2. Prima di tornare da Paolo Renzetti, completiamo il discorso andando a vedere la Lega Pro, perché il Savona, che già ha la penalizzazione di 6 punti dovuta al caso della Combin della gara col Teramo dello scorso 2 maggio, ha visto per altre irregolarità dovute al ritardo nell'attestazione del pagamento degli emolumenti per i calciatori, ritardi che si sono registrati nella scorsa primavera, al Savona sono stati inflitti altri 5 punti di penalizzazione, uniti ai 6 che già aveva sono 11 punti di penalizzazione per la squadra ligure, che quindi scende a quota 0 punti in classifica e al momento è ultima. Il Savona può appellarsi, il Savona attende come il Teramo la restituzione di alcuni punti per il caso Savona-Teramo dopo la pronuncia del CONI della scorsa settimana, quindi probabilmente questi punti scenderanno, ma certo che ora per la squadra ligure è un bel carico, un carico che la porta all'ultimo posto, quindi questa è la nuova classifica dopo che il Tribunale Federale ha inflitto questa pesante penalizzazione. Poi sono state penalizzate altre squadre, ad esempio il Benevento, ad esempio in Serie D la Vigor Lamezia, sempre per altre vicende. Insomma, oggi il Tribunale Federale ha distillato queste penalizzazioni. Siamo sempre nel corso dell'intervallo, ma io torno allo stadio Silvio Piola di Novara da Paolo Renzetti. Non so se ha qualche ospite, altrimenti è sì, l'opportunità grazie, per grazie fare. Andrea, sì. Blocco al volo il presidente del Lugano, nonché presidente del Pescara, Angelo Renzetti, tifoso interessato e sofferente, oggi in tribuna al Piola. Presidente, come mai da queste parti? No, io sono venuto a vedere il Pescara perché sono sempre un tifoso del Pescara. In più, devo fare complimenti a Oddo e pescaresi perché hanno una squadra che è come un'orchestra. La mette come vuole lui, fa fare tutto quello che vuole lui, giocano a memoria, mi piace moltissimo. Primo tempo non bello, Pescara ha sofferto un po' rispetto alle altre gare, ha avuto un'occasione con Memusciai ma ha anche rischiato sul colpo di testa di Faragò. Sì, però sono tutte cose che prevedibili, non sono granché, ha fatto un tiro in porta su un colpo di testa, il Pescara però è stato più pericoloso e sembrava che segna un po' più facilmente, può segnare più facilmente. Prima di lasciare il presidente del Lugano al secondo tempo, una battuta sul Lugano e su Zeman, le cose stanno andando meglio rispetto a qualche settimana fa. Come dice Zeman, Ave Maria bisogna dirla tutti i giorni per sapere la memoria, adesso la stiamo imparando a memoria. Vai d'accordo con Zeman? Io sì, perché la lascio fare. Ringraziamo il presidente Paolo del un attimo, Lugano. Non so se Angelo Renzetti, se lo hai sempre lì, se vuole dire qualcosa, se sa della querela societaria in atto in questa settimana. Guarda, purtroppo è salito perché era con alcuni altri dirigenti della formazione. Guarda Paolo, torna anche tu in postazione perché sta per iniziare il secondo tempo. Perfetto, allora linea a voi, a più tardi. Ok, allora però Paolo vai a sederti perché ti ridiamo subito la linea per l'inizio secondo tempo, ti diamo il tempo di riprendere il tuo posto in tribuna stampa allo stadio Silvio Piola. Io sto vedendo come le due squadre siano tornate in campo, ora anche gli altri elementi che vanno in panchina, ma anche staff sanitari e appunto allenatori e quant'altro stanno attraversando il campo come accade sempre a Novara. Rispetto all'accesso al rettangolo di gioco, le panchine sono dalla parte opposta, un po' come ad esempio accade allo stadio Marassi a Genova, quindi il tempo di sedersi tutti quanti e poi ci sarà l'inizio del secondo tempo con i 22 in campo che sono già disposti e sono pronti al fischio di Abbatista di Molfetta alla ripresa delle ostilità. Si ripartirà dallo 0-0
1-0 e si ripartirà da una gara assolutamente equilibrata che ha avuto una grossa occasione per parte, quella di Faragò per il Novara, in concomitanza con quell'occasione grande spinta per la squadra piemontese, poi però una spinta interrotta dalla grande chance avuta da Memusce per il Pescara. Paolo Renzetti. Paolo? Sì, eccomi qua Andrea, abbiamo ripreso posto con un po' di affanno qui in tribuna stampa. Gara iniziata secondo tempo da 10 secondi, Pescara che ha battuto il calcio d'inizio, non mi sembra ci siano state sostituzioni, attacca intanto la formazione bianca-azzurra, non riesce questo passaggio per la Padula che si era mosso molto bene in area di rigore, poi c'è il fallo commesso da un giocatore del Pescara e c'è il calcio di punizione, Caprari, calcio di punizione in favore della formazione piemontese. Dunque andiamo a leggere insieme e a rivedere insieme almeno i due undici: Novara 4-2-3-1 con Da Costa in porta, Dickman, Trest, fuori il Faraone in difesa, Viola e Casarini sono i due metodisti di centrocampo, Faragò, Rodriguez e Signori sulla tre quarti, Evacuo unica punta di ruolo, almeno per quanto riguarda il Pescara, 4-3-1-2, Fiorillo in porta, Fiamozzi, Fornasier, Zuparic e Crescenzi in difesa, Memusciai, Bruno e Telasi a centrocampo, Caprari sulla tre quarti, le due punte, Cocco e La Padula. È stato ammonito un solo giocatore, si tratta di Bruno del Pescara, attacca la formazione bianca-azzurra, probabilmente negli spogliatoi Oddo avrà chiesto ai suoi ragazzi di spingere con maggiore decisione. Ricordiamo un primo tempo tutt'altro che spettacolare, due sole occasioni degne di nota per il Novara, il colpo di testa di Faragò con il miracolo del portiere Fiorillo, per il Pescara una conclusione di Memusciai con la parata in calcio d'angolo del portiere Da Costa, per il resto tanto gioco a centrocampo, tanta buona volontà, ma davvero poco spettacolo questa sera per i 4.000 presenti al Silvio Piola, fra cui un centinaio di sostenitori biancazzurri, e vi abbiamo fatto ascoltare anche un'intervista che abbiamo realizzato ovviamente in diretta qui nella tribuna stampa del Piola con l'ex presidente del Pescara Angelo Renzetti, attuale massimo dirigente del Lugano. Pescara in avanti, intanto c'è un colpo di testa di Faraoni che rinvia, poi c'è una conclusione dalla distanza dai 25 metri di Crescenzi con il pallone che termina lontano dalla porta, difesa da Da Costa. 2 minuti e 18 secondi allo stadio Silvio Piola di Novara, 0-0 tra Novara e Pescara a linea lo studio. No Paolo, guarda, puoi andare avanti per altri 3 minuti, dopodiché ci congediamo per questa edizione del TG6. Puoi andare in cronaca per altri 3 minuti. Perfetto, allora siamo già nel corso del terzo minuto, 0-0, ricordiamo il punteggio, attacca il Pescara che ha iniziato questo secondo tempo con il piede sull'acceleratore, ora è Caprari in possesso di palla, elegante il tocco dell'ex romanista, due avversari su di lui, termina a terra Caprari, lascia proseguire il direttore di gara, in questo caso probabilmente ci sembrava ci fossero gli estremi per un calcio di punizione, ma non è stato dello stesso avviso il signor Abbattista di Molfetta che ha lasciato proseguire, ricordo l'arbitro proprio Abbattista che arriva da Molfetta, gli assistenti Di Francesco di Teramo e Oliveri di Palermo, quarto uomo Pietro Paolo di Modena, ricordiamo questa gara di recupero del match non disputato 8 giorni fa a causa della nebbia, questa sera direi visibilità quasi ottima, una leggerissima foschia ma davvero impercettibile rispetto al buio pesto di 8 giorni fa quando la gara fu rinviata appunto per nebbia. Attacca ora il Novara che va a guadagnare una rimessa laterale, ci sono gli applausi del pubblico, dicevamo circa 4.000 spettatori, è chiaro un orario non proprio felicissimo per una partita, anche se proprio l'orario è stato l'orario del recupero è stato il grosso problema di 8 giorni fa, perché le due società non erano riuscite a mettersi d'accordo, Pescara voleva giocare nel primo pomeriggio per poi tornare in Abruzzo, in Novara invece in orario più diciamo più serale, alla fine la spuntata, la formazione è piemontese, perché questa gara si gioca iniziata proprio alle 18.30, ma non il giorno dopo il rinvio, bensì una settimana dopo. Intanto attacca ancora il Novara, perde il pallone, la formazione in maglia blu, poi lo riconquista, fasi di gioco confuse sulla tre quarti, ora è Viola che cerca di mettere ordine, elegante il suo tocco, c'è il fallo di Telasi, i danni di Viola. Calcio di punizione per il Novara, è arrischiato il cartellino giallo, Ransford Telasi, proprio per questa
entrata piuttosto scomposta, ma non cattiva, ai danni del centrocampista del Novara. Intanto allora Faraoni, Paolo, alla fine di questo, sì, di questo calcio piazzato, alla fine degli sviluppi di questa azione, ci ridai la linea e ci salutiamo, ok? Perfetto, allora siamo al quinto minuto in corso nella ripresa, c'è questo calcio di punizione per il Novara, siamo sulla tre quarti di campo del Pescara, distanza siderale dalla porta difesa da Vincenzo Fiorillo, attendiamo la battuta e dunque il fischio del direttore di gara Battista Di Molfetta, due giocatori del Pescara in barriera, poi arriva anche Selasi ma c'è un giocatore del Novara, poi Selasi si allontana, vediamo la battuta di questo calcio di punizione per la formazione novarese. Si attende ancora dopo il fischio di Abbattista, sarà probabilmente Viola a tentare la battuta, parte il tiro, la farà, no scusate, il pallone che termina fuori, non c'è stato il tocco del portiere del Pescara, resta lo 0-0 dopo 6 minuti nel corso della ripresa, da Novara, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, con te ci risentiamo dopo il TG6 L'Aquila intorno alle ore 20 per riprendere la seconda parte di Diretta Stadio, andremo fino alla fine con la cronaca della partita e poi ci concentreremo sulle interviste della Mix Zone dello stadio Piola di Novara, le interviste di Enrico Rocchi appunto per Novara Pescara, ma sarà una serata all'insegna del calcio perché come tutti i martedì ci sarà anche il doppio appuntamento con la Lega Pro alle ore 21, comunque subito dopo Diretta Stadio, alla fine delle interviste di Novara Pescara, spazio a Pro Teramo con la conduzione di Jacopo Forcella, a seguire Pro L'Aquila con la conduzione di Giulio Nardi. Per quanto mi riguarda è tutto, la linea che può tornare a Elisa Leuzzo. Bene, grazie Andrea, grazie, quindi è tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione, ricordo, torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.